Seiichi, l'ultimo Madara contro Zeldris possessato da dal re dei demoni. Anche qua, secondo me, c'è io invece te posso dire, secondo me questo non è così squilibrato. Non lo so, secondo me Madara gli spacca il culo. Secondo me non è così squilibrato invece. Cioè, Zeldris posseduto da Re dei Demoni è cazzuto. Sì, è cazzuto, ma... C'ha, in teoria c'ha il... l'annullamento totale lì, come si chiama? Sì, vabbè, ma lui non gliene frega un cazzo dell'annullamento. Cioè, lui non gli fa mosse fisiche, secondo me. Cioè, lo incula e basta. Vabbè, tu stai dando per scontato che dall'altra parte non abbia il modo di pararsi dalle tecniche illusorie. Ma quello è un dio. Un dio nel suo mondo. Anche il re dei demoni è considerabile un dio. Sì. Però quello è un dio pippa. Sì, l'ha deciso Livio. Perché non gli piace stare il re dei demoni è una pippa clamorosa, si fa battere da tutti, eh. Cioè, veramente un coglione. No, ma io aspetto, ragazzi. Cioè, per me possiamo fare. Ma uno scammato giorno... ha detto che Madara è l'O2C. Che cazzo hai preso, Livio? Rileggi meglio perché se c'è. Io sono disposto a fare una live in cui discutiamo della velocità in One Piece. Cioè, sono pronto dovrebbe essere a umiliare tutti quanti quelli che non hanno letto One Piece, ma hanno visto una scan. Ma come lì è di parte? Non è di parte. Cioè, questo tizio c'ha tutte le tecniche oculari, può fare veramente qualsiasi cosa. No, considerate le nappa più debole di Madara. Questo. No. Forse te, perché secondo me Madara lo umilia nappa. Cioè, sì. Non ci vedo proprio. È uno scontro. Io fa porco lì in chat. Tu chi voti? Voglio sentire allora. Non lo so perché pazioso. Non mi ricordo il re dei demoni che se ha delle abilità particolari. Perché poi lui diventa tipo un tutt'uno col terreno. Non diventa uomo montagna. Uomo montagna. No, però quello è dopo. E quello però è come se fosse sconfitto. No, allora la cosa importante è ha ancora il potere che aveva il re dei demoni, ovvero quello di fare l'annullamento, cioè che i danni li Nappa alza le ditine e ciao Madara. No, lui non ce l'ha questa cosa. Zeldris non ce l'ha sta cosa. Ma nello scontro non ce l'ha, nel senso non la usa, non ce l'ha perché non ce l'ha. Quello non lo sai, il fatto è che non lo fa, quindi non la, cioè, a meno che non è scemo, però no, non lo fa. Non ce l'ha. Se li prende i danni, non mi ricordo. Ma se... c'ha talmente tante più tecniche. No, allora, infatti la duttilità di Madara lo mette comunque probabilmente un gradino sopra. Però di Madara è 5B. Però secondo me guarda che Madara ho preso e poi risponditi. Salute. Mannaggia media, dovrei pieno di malattie. Stanno fisci tu. Vabbè, perché germi. Certo. E vabbè, non ce l'ha perché non è nel purgatorio. Ah, quindi solo nel purgatorio ha quell'abilità. Va bene. Allora, nessuna delle tecniche di Madara possono colpire il Demon King, dato che possiede una magia e inverte gli effetti delle tecniche. No, stiamo parlando di quello da un quarto d'ora. Sì. Vabbè, lui dice così, e rendendo... poi non è che inverte gli effetti, cioè se tu gli fai una mossa da danno, trasforma il danno in cura. Quindi non è che glieli ributta indietro. Mentre in forza fisica la stessa potenza di Escanor e Madara non ha quella potenza. Vabbè, è tutto un capire se lui con secondo me lui batte pure Escanor. Bella BK. Bella BK. Benvenuto caro, punto esclamativo Telegram. Madara spacca il culo pure Escanor, secondo me. Pure secondo me. Non credo ci sia un personaggio che possa battere Madara all'interno di Seven Deadly Sins. Ma secondo me il re dei demoni nel purgatorio ci può essere un minimo di sfida, però è un avversario. Cioè, se per caso Madara capisce il trucchetto, cioè c'è talmente tanti Madara capisce il trucchetto, che trucchetto devi capire? Come funziona? Ma pure cioè, capisci che funziona? Se ti fottono il cervello è un danno fisico. Vabbè, secondo me andà illusioni sul re dei demoni. Livio, per me stai a dire una marea di cazzate. Secondo me lo scontro è abbastanza close. Io voto Madara comunque. Però secondo me questo scontro ci può stare. Arthur, re del caos, se lo magna a Madara. Bello questo. Quello è strano. Il gatto è strano. No, il gatto c'è strano. Arthur, re del caos, non è il gatto. Cioè, il re del caos è il gatto. Non Arthur, re del caos. Vabbè. Allora, il gatto, la cosa più vergognosa di quella serie. Una delle cose più vergognose di quella serie. Vabbè, senti, non mi ricordo che fa sto tizio. O me fido di Dimitri o non me fido di Dimitri. No, ma la discussione è che sicuramente Re dei Demoni ha quell'abilità, ma non la usa mai al di fuori del purgatorio.
Di conseguenza è strano. Cioè, secondo me è un po' un come fai a dramma, dire che Escanor non batte Madara. Io intanto voglio vedere Escanor che colpisce Madara. Cioè voglio proprio vedere come fa. Primo. Allora, a mezzanotte in punto possiamo... A mezzogiorno in punto. Sì, ma che non resiste possiamo, un minuto. Possiamo provare a discuterne, però sì, cioè Madara ha tecniche elusive molto, dai, molto forti. Ma quello è un picchiatore, picchia e basta. Questo qua, cioè, contro uno che picchia e basta, a meno che non è centinaia di migliaia di volte più forte, gli spacca il culo. Sì, sì, bravo, lo sapevo, sì, sì, grazie, bravo. Non dà neanche segno di avere così tanta velocità da non poterlo seguire. Cioè... Ma tanto è sempre sì, ma anche se fosse mezzogiorno, un minuto, Madara lo resiste. Cioè, ragazzi, mo veramente in un minuto Escanor. Sì, vabbè, secondo me Madara è difficile da battere, dai. In generale, secondo me, con quelli paragonabili a lui, Madara ne esce quasi sempre vincitore. Sì, ma Guy sta... vabbè. Va bene, va bene. Ma comunque Guy non ce la fa, cioè, nel senso, Guy lo pista di botte, effettivamente, perché Guy è più veloce. Bravo, e Guy c'ha quel lasso di tempo lì e infatti e Madara cioè potrebbe anche essere Escanor, cioè t'ho detto secondo me a mezzogiorno lo è anche, però sì, comunque però non riesce Escanor a battere. Escanor guadagna in potenza. Piece, leggi, ah, ma quando volete, aspetta, leggi via. Napoli. Capitolo 4. No, infatti è quello, ma io è quello che sto dicendo da sempre. Vabbè, okay. Capitolo 484 di One Piece. Zoro schiva attacchi alla velocità della luce, cioè attacchi di orso. Ho controllato ora. Ok, io che ti rispondo con capitolo. Quanto è l'ultimo? Qual è stato? 1059. Capitolo 1059. Marco per andare da un'isola all'altra volando. Dimitri, guarda, tanto te leggi, Livio. Leggi, Dimitri. Decide di prendere la nave perché ci mette troppo volando. E questo è un esempio, ma cioè, adesso prendo One Piece e te ne prendo 800 di questi esempi. Quella cosa semplicemente o si sovrastima la velocità del colpo di orso o è una cosa che va in contrasto con tutto il resto del manga. Visto che è un avvenimento rispetto a 1060 capitoli, l'avvenimento che va in contrasto con 1060 capitoli viene lasciato fuori come in qualsiasi ragionamento statistico. Merlin batte Madara, sarebbe un bello scontro. Secondo me vince comunque Madara perché comunque riuscirebbe tranquillamente a uscire dal cubo. Non vedo come possa, cioè lo vedo anche quello abbastanza pendente verso Madara, sinceramente. Cioè non vedo, le scan dicono il contrario. No, ma allora voi portatemi, vediamo chi ne porta di più, dai. Io vi porto tutte le scan in cui non vanno alla velocità della luce e voi mi portate tutte le scan in cui vanno alla velocità. Chi ne porta di più vince, va bene, facciamo così. Si sposterebbero tutti, non esisterebbero le navi. Accetto anche se me ne portate metà. La metà di quelle che vi porto io, accetto anche così. Anche la metà va bene. Ma scusa, a livello di forza no. A livello di forza ovviamente Escanor è più forte, a livello di forza. Ma non potete calcolare solo la forza. Sempre quello il discorso, dai. Ci stiamo ripetendo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Prossimo. Oh, tra poco bello. Oh.